fermare la squadra della città di Fermo. Penso che sia stata un'iniziativa molto partecipata da parte di tutte le contrade, perché appena è stata fatta questa proposta le contrade hanno risposto subito e credo che abbiano dimostrato attaccamento non solo alla Fermana ma anche alla città, perché tutto quello che c'è dietro ad una squadra di calcio è importante, quindi i settori giovanili, i ragazzi, l'aggregazione, che è un po' quello che facciamo noi come cavalcata. E noi come cavalcata questo è un obiettivo che ci siamo prefissi in questi 3 anni di vicepresidenza, di essere una realtà aggregante per tutte e anche per altre realtà di Fermo che sono anche distanti da quello che è la cavalcata, però noi essendo della città di Fermo, come comune denominatore, certo, avendo Fermo, cerchiamo di creare sinergia con tutto quello che è la città. Quindi ringrazio principalmente le contrade che sono loro gli artefici di questo progetto, noi siamo quelli che un po' hanno tirato le fila, però il ringraziamento alle contrade, ai gruppi cucina delle contrade, a tutti quelli che si sono prodigati per far sì che questa cosa abbia avuto successo e che abbia successo, perché poi sono contento che la gente venga a vedere le partite, perché poi alla fine anche lo stadio deve ritornare un ambiente per le famiglie, un ambiente aggregativo a 365 giorni. Ai ringraziamenti di questa bellissima collaborazione, perché queste sono le collaborazioni che ci piacciono, perché sono quelle collaborazioni in cui si vedono degli obiettivi comuni che sono quelli di crescita. La cavalcata ha voglia di crescere, la Fermana ha voglia di crescere e insieme possiamo crescere. E questo, diciamo, lo si vede anche dai tanti punti in comune che ha la squadra della città con la rievocazione della città, entrambe che comunque sono l'immagine della città di Fermo in qualche modo, e portiamo il nome di Fermo in giro per l'Italia e qualche volta anche per il mondo. E anche parliamo un linguaggio comune, perché è un linguaggio universale quello dello sport, come quello che è della cavalcata, che si rivolge sia ai piccoli che ai grandi. Anche voi in qualche maniera, cioè lo sport come la cavalcata, ci rivolgiamo effettivamente in un linguaggio universale a tutti, ed è questo, cioè il coinvolgimento di tutta la città, dai più piccoli fino ai più grandi, proprio e fino agli ultimi calci, proprio per questo senso comunitario. E queste, ribadisco, queste sono le realtà e le collaborazioni che ci piacciono e che ci fanno crescere. Anche io mi unisco ai ringraziamenti, oltre che della vostra disponibilità e della vostra onestà, perché in un momento difficile, ok, non è facile ammettere di essere in quel preciso istante, in quella condizione. Allora, voi questo vi fa molto onore, e io dico sempre che nel buio si vedono le stelle, e fra le stelle c'è anche la cavalcata. E mi piace che ci sia stato effettivamente da parte vostra questa onestà, perché dimostra effettivamente l'attaccamento per la città. In un momento di difficoltà si è detto, ok, noi siamo qui, abbiamo bisogno, e la cavalcata non poteva fare altro come elemento che ha da sempre valore aggregante, quello di dire noi ci siamo per voi, ci siamo per la città. Questo secondo me è, diciamo, fondamentale ed è bellissimo, cioè la parte umana. La parte umana che poi la si vede nei priori, che sono i primi tifosi, perché tra loro ci sono veramente dei veri tifosi che vengono ogni domenica in casa a vedere la Fermana e anche fuori casa. Emiliano è uno su tutti, insomma. E anche dal punto di vista umano, anche la disponibilità di queste persone, come vi ho detto prima, ovvero le contrade che si mettono a disposizione, le cucine che comunque hanno aperto le loro porte affinché effettivamente poi questo progetto potesse vedere la luce. Siamo molto, veramente molto orgogliosi di questa collaborazione, vi ringraziamo davvero per esservi rivolti a noi, che ci fa enormemente piacere, e insieme sicuramente avremo tante cose belle da poter fare insieme e crescere. Grazie. Grazie. Alla cavalcata, quindi le contrade, il palio è una cosa molto seria, ma molto seria, perché noi non viviamo i 15 giorni di palio, noi viviamo tutto l'anno. Tutto l'anno cerchiamo di fare tanto per il sociale, quindi con i bambini, con tutte le varie realtà, questa ne è una, ma ne facciamo anche altre. E quindi, che devo dire, grazie a noi e grazie a voi. Io, chi mi conosce sempre, ha sentito di in cavalcata, affermo, ci abbiamo due cose, la Fermana e la cavalcata. Il resto c'è, ci sono i musei, c'è l'arte, tutto quanto, ma
chi fa veramente da traino è la cavalcata della Fermana. Secondo me entrare nella contrada, no? Nella, diciamo, nel clima di un pranzo, secondo me, è tanto più bello. Più bello nel senso che tu entri, al di là di una freddezza che, per carità, l'hotel quando ti ci appoggi, quando fai le trasferte, così ci si ritrova, no? Perché lì rimane un po' fredda la situazione. Lì chiaramente parli con le persone direttamente, ci si innesca un meccanismo, secondo me, di storia che ci si racconta, il tipo di contrada, la storicità, ci si mette, secondo me, anche in un'ottica un po' di cultura, no? Voglio dire, che non manca, e anche per i giocatori di conoscenza ancora più della città. E questa per me è una cosa bellissima. E io lo vedo anche come uno stimolo per il giocatore, perché secondo me, insomma, ci metti anche un po' più, adesso non è il risultato che a volte dipende anche da te. Secondo me si crea proprio un'atmosfera, un clima veramente bello e positivo, di stimolo. Io lo chiamerei ancora di più e di voglia di vincere dopo. Sempre ci si riesce, però abbiamo visto che le partite a casa, comunque il cuore che ci si è stato sempre messo, anche abbiamo avuto incontri con le squadre di vertice, insomma siamo stati sempre alla pari, insomma, no? Voglio dire, non è che, e si è giocato anche bene. Questo secondo me è anche, voglio dire, ripeto, un momento veramente bello e di confronto. Che non è un semplice pranzo, ma è, come dicevo, qualcosa di più. Noi diciamo che nei nostri progetti c'era quello di, il nostro progetto principale era quello di ridare la Fermana ai fermani. Ci stiamo provando, ci stiamo anche riuscendo, sappiamo che la strada è ancora lunga, però ci piacciono tutte queste adesioni e tutti questi feedback positivi che ci arrivano dalla città, perché significa che stiamo facendo qualcosa di importante che va oltre i risultati, oltre alle questioni societarie che stiamo risolvendo. Sono molto contento che la proprietà, la famiglia Simoni, ci dà carta bianca per tutti questi tipi di iniziative, perché ha capito insieme a noi che il futuro della Fermana è quello di radicare la società sul territorio, di ridare la Fermana ai fermani, la Fermana ai fermani, e i fermani dovranno cogliere questa opportunità, perché è un'opportunità che non so fra quanti anni si riverificherà, però è arrivato il momento di agire, è arrivato il momento di dare delle risposte. Ringraziamo le associazioni che stanno rispondendo, in questo caso oggi quelli della Cavalcata dell'Assunta, perché questa iniziativa è molto importante sia per le casse della Fermana che per la visibilità e lo spirito della Fermana. Ci saranno altre associazioni che ci appoggeranno in questo percorso e siamo veramente contenti di quello che sta accadendo. La squadra ogni domenica nelle partite casalinghe è ospite di una delle contrade, che ospita la squadra in sede per il pranzo prepartita. Successivamente l'ascesa in campo della squadra viene effettuata con al collo il fazzoletto di contrada, e lo speaker Paolo Rocchi, lo speaker ufficiale della Fermana, che annuncia la contrada che ha ospitato la domenica la squadra e insomma lo stemma che la squadra rappresenta quando scende in campo. E io penso che quest'anno, ribadisco quello che Federico ha detto, insomma, ma anche con tutti gli altri collaboratori che ci sono vicino, che a cuore, insomma, sono entrati a far parte un po' dell'entourage. Non faccio nomi perché dopo magari posso dimenticare qualcuno e questa cosa poi mi dispiace, però penso che un'entrata come quest'anno in città non è stata mai fatta negli scorsi anni. Questa è una volontà,
una volontà che ce la stiamo mettendo tutta, insomma, perché poi non è sempre così scontato, ma riuscire ad entrare nel tessuto sociale della città, dell'associazionismo, del volontariato. Oggi abbiamo un po' con le contrade l'emblema un po' di questa entratura. Abbiamo già ringraziato Emiliano e Marco Catalano per l'aiuto che danno sempre, ma oltre a quello, insomma, che ci fanno entrare sempre di più con tutti gli altri in tutte queste realtà. Qui entri proprio nel cuore, nella storia della città. Lo abbiamo detto pure prima, questo è un passaggio importante e fondamentale. Io ringrazio anche l'amministrazione che ci è vicino, ci è stata anche vicino nei momenti anche più difficili. Anche adesso sono difficili, per carità, perché gestire, voglio dire, alcune situazioni non è facile, lo sappiamo tutti, ecco, però abbiamo almeno la solidarietà, e questo non è scontato, e l'aiuto anche concreto per affrontare un po' tutte le varie tematiche. Perciò, ecco, la città va ringraziata, come vanno ringraziati anche tutti i tifosi che ogni domenica ci sono vicino, sia in casa e fuori casa.